Il kit Mr. Malt è composto da tutto ciò che serve per la nostra avventura. Un fermentatore gorgogliatore, un mestolo per birra, un termometro adesivo, un densimetro, un barattolo di malto, una bustina di lievito, un dosatore per lo zucchero, un abbinatore sterilizzatore ed un prodotto per la igienizzazione o sanificazione. Per essere certi che il nostro lavoro vada a buon fine, è importante sanificare gli attrezzi prima di procedere. Inserire tutti gli attrezzi nel fermentatore meno il densimetro. Versare 3 litri di acqua calda e 3 cucchiaini da caffè del prodotto detergente nel fermentatore. Chiudere con il tappo ed agitare bene per 3 o 4 volte nell'arco di 3-5 minuti, ricordandoci di inserire anche un apriscatole che ci servirà per aprire il barattolo di malto. Appoggiamo i nostri pezzi su una carta da cucina e mettiamo a sgocciolare il fermentatore senza risciacquare. Lavarsi le mani con lo stesso prodotto e togliere gli attrezzi dal fermentatore, avendo cura di scaricare una parte del liquido aprendo il rubinetto in modo da sanificarne anche le parti interne. In una pentola con acqua calda immergiamo il barattolo del malto per alcuni minuti, in modo da renderlo più fluido. Nel frattempo abbiamo messo sul fuoco un'altra pentola con 3 litri di acqua, che porteremo vicino all'ebollizione. Quando l'acqua sarà bollente, apriamo il barattolo del malto con l'apriscatole e lo versiamo nell'acqua calda mescolando bene ed aggiungendoci subito dopo il brewing sugar, sempre mescolando fino allo scioglimento dei prodotti. Una volta ottenuto lo scioglimento dei prodotti, raffreddiamo il composto immergendo la pentola in acqua corrente fredda. Prepariamo il fermentatore con circa 5 litri di acqua fredda e versiamo il prodotto della precedente operazione, che ora possiamo chiamare mosto, nel fermentatore, aggiungendo acqua calda o fredda in modo che la temperatura non scenda sotto i 20 gradi, cosa che possiamo facilmente controllare con il termometro adesivo che si trova sul fermentatore. Una volta raggiunti i 20 gradi, apriamo la bustina del lievito e lo cospargiamo sulla superficie del mosto, lasciandolo fermo circa 15 minuti per farlo reidratare. Mescoliamo molto energicamente per 30 secondi, allo scopo di ossigenare il mosto. A questo punto inseriamo il gorgogliatore e versiamo un po' d'acqua fino al segno, appoggiando il tappo rosso senza premere. Se la temperatura dell'ambiente non scende sotto i 18 gradi centigradi, dopo alcune ore, ecco il miracolo. Il mosto inizia a trasformarsi. Il gorgogliatore permette all'anidride carbonica che si forma di uscire dal fermentatore senza far entrare l'ossigeno dell'aria. Il mosto sta per diventare birra. Dopo alcuni giorni il gorgoglio rallenta fino a fermarsi, segno che la trasformazione è avvenuta. Apriamo il tappo del fermentatore per permettere all'aria di entrare e spigliamo un po' di liquido fino a riempire 2/3 dello strumento, per poi immergerci il densimetro. Se la misurazione ci dà lo stesso valore a distanza di 3 giorni, significa che la fermentazione è terminata. Prepariamo le bottiglie sterili usando l'avvinatore con la soluzione sanificante, composta da 1 litro di acqua tiepida ed un cucchiaino da caffè dello stesso prodotto che abbiamo già usato per sanificare gli attrezzi. Una volta sanificate, le poniamo a sgocciolare senza risciacquare, ricordandoci di sostituire il liquido ogni 10-15 bottiglie.
Procediamo ora all'imbottigliamento, tenendo le bottiglie inclinate per non ossigenare la birra. E versiamo per ogni bottiglia una dose di zucchero pari a 5-6 grammi per litro. Operazione molto semplificata usando il dosatore in dotazione. Tappiamo e scuotiamo bene la bottiglia per sciogliere lo zucchero. Il procedimento è terminato.